c'è posta per te 2018, Silvia conquista tutti, la proposta alla De Filippi. Arriva la richiesta da parte del pubblico, vogliamo Silvia sul trono classico. Eccoci con un nuovo appuntamento, che riguarda C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi, continua a portare grandi ascolti alla Mediaset. Ieri sera, infatti, il format è stato seguito da circa 6 milioni di telespettatori raggiungendo uno share del 20%. A commuovere molto il pubblico e a suscitare molto interesse tra i fans è stata la presenza di Silvia e Salvatore. Scopriamo insieme cosa è accaduto. Silvia conquista il pubblico, ecco la richiesta. Con grande soddisfazione da parte del pubblico Silvia è riuscita a chiudere la busta. La giovane, infatti, dopo ben 5 anni di relazione con Salvatore si è accorta che quest'ultimo la tradiva. Ad un passo dal matrimonio, la ragazza ha voluto mandare tutto a monte, in quanto si è sentita delusa e offesa. La coppia stava insieme da molto tempo, ma da circa un anno e mezzo il suo uomo aveva una storia parallela. Presentatosi nello studio pentito e amareggiato, ha cercato in tutti i modi di farle cambiare idea promettendole serietà e fedeltà. Nonostante le buone parole di Maria e i vari tentativi di riconciliazione, Silvia è riuscita a non cadere in tentazione continuando per la sua strada. Le sue affermazioni e soprattutto la sua determinazione sono molto piaciute al pubblico, che subito dopo la puntata si è scatenato sui social. I fans del programma, come si è potuto leggere sui vari siti, hanno chiesto esplicitamente alla padrona di casa di poter vedere la napoletana sul trono classico di Uomini e Donne nella prossima stagione. Cosa succederà? Silvia sarà la prossima tronista di Uomini e Donne. La maturità e soprattutto la sincerità di Silvia non hanno lasciato indifferente il pubblico, che da anni segue con passione le storie raccontate da Maria. Come ben sanno i telespettatori, il trono classico ultimamente non appassiona più come un tempo tanto, che il cosiddetto trono over riesce a portare molti più ascolti alla rete ammiraglia. L'ex fidanzata di Salvatore, quindi, potrebbe essere un nuovo inizio anche perché ad oggi i due non sono tornati insieme. Cosa farà la De Filippi? Prenderà in considerazione la richiesta dei suoi fans? Silvia dal canto suo si sentirà invece già pronta a rimettersi in mostra dopo la vicenda con Salvatore? Al momento è tutto, non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo dello spettacolo e non solo continuate a seguirci.